Professor Guarnieri, lei ci ha dato anche la data di nascita e la data di morte di Camillo Sbarbaro, che se non ricordo male mi pare sia nascita 1888 e morte 1967. Ecco, una vita abbastanza lunga e quindi anche un'attività di poeta e di scrittore che ha vissuto i fermenti, diciamo, di più di metà secolo. Ecco, come possiamo noi collocare la figura di Sbarbaro all'interno di tutti i movimenti che si sono affermati nella poesia e nella, diciamo, in senso più lato nella storia letteraria del Novecento? Ecco, i due movimenti che hanno caratterizzato e che si sono imposti agli inizi del Novecento, del nostro Novecento italiano, e che hanno avuto anche una risonanza perlomeno europea, se non mondiale, sono il crepuscolarismo e il futurismo. Entrambi si riallacciano a quelli che sono stati i due maggiori poeti a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, parlo sempre di poeti italiani, D'Annunzio e Pascoli. Ma evidentemente questi due poeti, pur essendo i maestri, sono stati in un certo senso decapitati dai due movimenti che a loro in parte si ispiravano. Per quanto riguarda i crepuscolari, se come Pascoli si riferiscono ad un ambiente quotidiano, minore, se i loro personaggi, i protagonisti dei loro romanzi o delle loro poesie sono personaggi qualunque, uomini molto semplici, se tutte le vicende da loro raccontate nei romanzi o presentate nelle poesie sono dei personaggi e delle vicende assolutamente scontate, fuori da ogni elemento di straordinarietà, e si compiono una riduzione nei confronti di Pascoli, in quanto questa modestia, limitazione, questa discrezione non sono enunciate in un modo drammatico, ma sono prese come una necessità dell'esistenza. L'esistenza è questa, la realtà è questa, nella sua modestia, nella sua umiltà, nella sua discrezione. E Sbarbaro fu riavvicinato ai crepuscolari, a un certo momento quasi definito un crepuscolare, ma ha superato il crepuscolarismo. L'altro movimento è quello dei futuristi che ben conosciamo e si riallaccia al vitalismo e all'egotismo di D'Annunzio, a un vitalismo esplosivo, impositivo, ma non vi è in loro quella volontà di imposizione e soprattutto in loro non vi è nessun elemento di quel successo con il pubblico che ricercava D'Annunzio, quel parlare alle folle che D'Annunzio sempre perseguiva, quella volontà di essere l'interprete di un intero popolo, di un'intera nazione. I futuristi, anzi, sono dei polemisti, contrastano con il pubblico, contrastano con quella che potrebbe essere anche quello che potrebbe essere il ceto al quale si riferiscono la borghesia, le loro violenze nelle serate futuriste contro il pubblico sono ben note. Ora, Sbarbaro riprende dai futuristi, riprende, continua questo elemento che era evidentemente un patrimonio dell'epoca, il vitalismo. Il vitalismo. C'è un amore di vita, una necessità di vita, un'esigenza di vita in Sbarbaro che lo può avvicinare ai futuristi, ma ecco che Sbarbaro supera da un lato i crepuscolari e dall'altro i futuristi, in quanto questo vitalismo è un vitalismo estremamente sofferto e questo ambiente umile, modesto, quotidiano ha un lato di interiorizzazione che arriva a forme di disperazione e di desolazione. Quello che è l'individualismo egotistico e esasperato in D'Annunzio
in lui diventa una coscienza dell'individuo estremamente tormentata, estremamente dolorosa. Egli sente l'individuo sostenuto, ma anche drammaticamente tormentato da un senso di responsabilità, di eccessiva responsabilità. Ed ecco quel libretto che nella sua modestia e nella sua discrezione resta un elemento non solo positivo, ma clamoroso nella storia della nostra poesia del Novecento, che è il volumetto pianissimo, il poemetto pianissimo del 1912 e 14 e 14, nel quale la condizione esistenziale dell'uomo è resa in forme complete ancor prima che in Italia si affermasse una filosofia dell'esistenzialismo, il che avvenne molto più tardi con i filosofi. Nella poesia, con Sbarbaro per primo, già l'elemento dell'esistenzialismo penetra. E ricordiamo, come ho già accennato, mi pare precedentemente, che Sbarbaro in questo senso è stato l'introduttore, il maestro, colui che ha anticipato molta della tematica di Sbarbaro. Quindi in Sbarbaro vi è questo senso drammatico dell'esistenza e vi è soprattutto questo senso della responsabilità che ha l'uomo di fronte a se stesso e di fronte agli altri. Quindi c'è un movimento di interiorizzazione di quelli che sono stati problemi esterni sia per i crepuscolari sia per i futuristi. Una interiorizzazione profonda, uno scavo in se stesso, una volontà di ricercare la realtà in se stesso, nell'uomo, nell'individuo. Questo è l'elemento caratterizzante che situa Sbarbaro nel nostro Novecento, riallacciandosi a due movimenti fondamentali di quel tempo, ma con un passo avanti che, per il quale comincia la grande poesia italiana, quella che sarà poi non solo di Montale, ma di Ungaretti, di Saba, di Cardarelli, di tutta la poesia che giunge fino ai giorni nostri. Professore, è possibile per lei chiarire un attimo quali sono i temi, temi particolari che Sbarbaro ha affrontato con la propria poetica? Ecco, potremmo dire che la tematica di Sbarbaro è la tematica di qualunque altro poeta, ma dobbiamo mettere in evidenza quelli che sono gli elementi fondamentali, anche in qualche particolare se vogliamo. E anzitutto evidentemente la natura. Ha descritto ripetutamente l'ambiente in cui è nato e cresciuto, la Liguria, ma anche le città nelle quali si è recato, la natura nella campagna, la natura nella città, come si è svolta una città. E quindi i vari momenti delle stagioni, i vari riflessi della giornata. È un uomo che è vissuto e ha sentito profondamente la vita della natura come manifestazione anch'essa di una forza irreprimibile. E guardate, ho già ricordato come egli abbia fatto, sia stato un uomo di scienza, un raccoglitore dei licheni per i quali ha creato degli erbari di grande importanza, che oggi nutrono gli istituti di alcune università straniere anche negli Stati Uniti d'America. E guardiamo anche qui questa sua attenzione per i licheni, e ci sono delle pagine bellissime nei suoi trucioli dedicate a queste pianticelle minime, a queste minime manifestazioni della natura. Il suo amore per i licheni indica caratteristicamente questo amore per una manifestazione della natura così minima, così esile, così gracile, che sembra temere le forze dell'uomo e le forze della natura, ma che d'altra parte si insinua in qualunque momento e in qualunque ambiente con una forza e una tenacia vitale estremamente drammatici, quasi tragici. E mi riferisco agli scritti suoi sui licheni, che sono molto belli, ma insieme alla natura abbiamo anche gli uomini. Non è un uomo solo Sbarbaro, è un uomo che riflette tutte le cose dentro di sé, gli affetti dentro di sé, che ne fa una ricerca
anche dolorosa, ma è un uomo legato agli uomini, legato anzitutto alla famiglia. Credo che in tutte le antologie sia riportata quella poesia tolta da Pianissimo sul padre e sui suoi rapporti con il padre, ma in talune poesie c'è anche il rapporto con la madre, oppure c'è il rapporto con la sorella. E poi abbiamo poche, ma bellissime poesie d'amore, come i versi per Dina, e sono quattro poesie estremamente intense, estremamente belle. Ma poi ci sono gli amici. Ci sono gli amici, pochi amici, ma carissimi amici. Ed ecco le pagine dedicate agli amici, come l'amico Natta, come a Carlo Tomba, come addio a Pierangelo, Pierangelo Baratono, un filosofo, scrittore, suo amico. Con questi suoi amici, e gli aveva un rapporto di confidenza, di sodalità, non solo letterarie, ma proprio umane, che gli davano anche un modo di convivere e di dibattere i problemi dei quali egli era perseguitato anche. Ecco, ma oltre agli amici, oltre ai familiari, ecco la gente qualunque, ecco la gente che egli incontra all'osteria, che egli incontra sul tram, che egli incontra per la strada, gente qualunque, gente che egli forse vede per la prima volta o che non ha mai frequentato, gente della quale però egli si investe completamente, che egli vuol capire, della quale vuol capire che cosa abbiano dentro, quale sia il loro dramma momentaneo o il loro dramma esistenziale, che egli circonda del suo affetto, della sua commozione anche, che egli vuol penetrare nel profondo, investirsi dei loro sentimenti. E a lui basta cogliere un gesto, basta cogliere un accenno, basta cogliere una parola, una frase, per perseguire una via, cercare una via per penetrare questa realtà segreta e profonda. Perché Sbarbaro non inventa mai niente, non deforma la realtà, ma sente che la realtà ha tali dimensioni di ricchezza e di profondità per cui al poeta spetta di capirla profondamente, di investirsi di essa, di penetrarla e di recuperarne le più profonde ragioni. Ed ecco questi suoi quadretti, questi suoi schizzi, queste sue pagine brevi ma estremamente intense su questa gente che ci restituiscono una umanità tormentata, tormentata vista da Sbarbaro, che Sbarbaro investe anche con la sua problematica, ma che la fa parlare anche al di fuori delle sue parole. Questo è Sbarbaro, poeta e prosatore esemplare, poeta e prosatore estremamente semplice, estremamente chiaro, estremamente limpido, che chiunque può leggere e che non pone difficoltà a nessun lettore. E se il libro che raccoglie tutta la sua opera è molto costoso e voluminoso e non si presta a essere acquistato dal lettore consueto, ecco che noi abbiamo anche un piccolo volumetto, un'antologia, che contiene alcune delle sue pagine migliori, molte delle sue pagine migliori, pubblicato da Mondadori negli Oscar con un prezzo esiguo di 5.000 lire, per cui chiunque può avvicinarsi a questo nostro intenso, vibrante e eccezionale poeta. Io ho ascoltato le sue parole e ho ascoltato la citazione di alcune poesie. Ecco, e mi sono tornate alla memoria straordinariamente le immagini che i versi di Sbarbaro sanno creare. Sono sensazioni veramente straordinarie per chi ricorda di averlo letto. Ecco, io vorrei che lei cortesemente leggesse qualche breve verso per i nostri ascoltatori. È possibile? Certamente. L'ho anche preparato, dico la verità, ho preparato una poesia, una delle sue ultime, una breve poesia. Non la voglio spiegare dopo, voglio darne gli elementi fondamentali prima. Si tratta di una bambina, egli coglie in una bambina la gioia della vita. Una gioia breve ma estremamente intensa. Ma non è una poesia, come dicevo prima, di tono impressionistico in cui si descrive solo la bambina. C'è un problema umano, c'è la ragione della vita, c'è l'amore della vita. E c'è il rapporto fra il poeta e la bambina, perché anche il poeta ha una sua felicità. È una felicità breve, intensa, della quale può essere
privato, ma è una felicità alla quale egli si aggrappa, e è quella di essere poeta, la felicità di saper dire delle parole. La bambina che va sotto gli alberi non ha che il peso della sua treccia, un fil di canto in gola. Canta sola e salta per la strada, che non sa che mai bene più grande non avrà di quel po' d'oro vivo su per le spalle, di quella gioia in gola. A noi, che non abbiamo altra felicità che di parole, e non l'acceso fiocco, e non la molta speranza che fa grosso a quella il cuore, se non è troppo chiedere, sia tolta prima la vita di quel solo bene.